Davanti al dolore, davanti al male, noi dobbiamo avere l'umiltà molto spesso di starci zitti. Perché il Vangelo, quando parla della morte di Gesù in croce, sta zitto. Dice che presso la croce c'erano la madre, il discepolo che egli amava e altre due donne. Punto. Sotto la croce si sta, non si parla. Se voi conoscete qualcuno che sta male, un ammalato, qualcuno, sappiate che non ha bisogno né delle vostre spiegazioni né dei vostri discorsi, ma certamente avrà bisogno della vostra presenza. Questo ci ha insegnato il Signore. Qualche anno fa, andando in reparto di oncologia dove i miei ragazzi fanno volontariato, mi capitò di avvicinarmi al letto di un uomo di 50 anni che aveva un cancro in pochi mesi di vita e aveva appena finito di fare la chemioterapia. Io mi avvicinai per salutarlo, non riuscii nemmeno a parlare, che lui alzò la mano e disse: padre, per favore non dica niente. E io indietreggiai per andarmene e lui mi prese per un braccio e mi disse: però per favore non se ne vada, stia con me. E io ho passato un'ora seduto sul letto in silenzio con la persona, come se mi trovassi un'ora davanti al Santissimo in adorazione.